Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, benvenuti, bentrovati, mercoledì 17 febbraio 2021, giornata normale, certo 17, però almeno è mercoledì, non è un venerdì. Allora, tutto bene da voi? Qua va molto decisamente oggi, molto meglio. Pensate, abbiamo una temperatura di 7 gradi centigradi di sera a quest'ora, è un lusso, ragazzi, è un vero e proprio lusso. Praticamente fa caldo, fa veramente caldo, anche se piove, quindi spero e mi auguro come sempre che la mia voce vi giunga forte e chiara e che il fastidio, diciamo, di tutto non sia troppo grande. Prima di andare un po' agli argomenti principali e tutto, voglio raccontarvi un'esperienza personale che serve per far capire un po' come oggi purtroppo ragionano gli ingegneri. Questi ingegneri, questi grandi capoccioni che evidentemente oggi è stato affidato tutto ad un'elettronica eccessiva, a mio giudizio, a un meccanismo di cose è talmente perfetto, cioè l'esasperazione della perfezione, ecco, per farla corta, no? Come voi sapete, io in questi giorni sto guidando la nuova macchina di Radio Carro, no? una 500, una Fiat 500, un nuovo modello, bellissima, vi dico la verità, più la guido e più me ne innamoro. Perché a parte il design, chiaramente, che è quello vecchio degli anni 60, per cui è sicuramente vincente, perché è veramente una macchina molto molto dolce, ma usufruendo di tutta questa nuova tecnologia, diciamo moderna tra virgolette, è chiaro che è un capolavoro guidare una macchina relativamente nuova come questa, che ha poco meno di 100.000 km. Personalmente come guidare, non so come paragonarla, ma tiene molto bene la strada, è molto silenziosa, molto affidabile, e poi chiaramente ABS, tempo stesso, controllo di tasto, insomma c'ha tutta una serie di cose, il cambio leggero, insomma, che ti rende una guida molto piacevole, poco impegnativa, ecco, poco stressante, e soprattutto più adatta, no? Per me, per le mie gambe un po' malatice e quant'altro. Quindi io più passa il tempo in questi giorni, che causa forza maggiore, che la mia 600 devo fargli dei lavoretti e il tempo non me ne permette, che poi dopo piove sempre, quindi non è bello mettersi a lavorare di fuori sotto la pioggia se non è strettamente necessario. Ecco, cosa voglio dire, no? Che più passa il tempo, appunto, guidando questa macchina, in questi giorni me ne sto letteralmente che innamorando.
e mi piace, ed è una macchina che, a parte le dimensioni, ma erano quelle che io stavo cercando, quindi una macchina piccolina per il mio lavoro, perché rende la vita, la guida, no? Molto più facile, nelle stradine di campagna, alle volte anche in strade molto piccole per fare le manovre, anche all'interno di, molto spesso, no? Mi trovo ad andare addirittura dentro i cortili delle case delle persone. Quindi avere una macchina più piccolina, di dimensioni soprattutto ridotte, non molto lunghe, come magari un station wagon, ecco, è sicuramente un vantaggio oltre i consumi. E quindi me ne innamoro. Che succede? Succede che ultimamente, nel momento in cui ho comprato la macchina, sono venuto a sapere che un nuovo sistema moderno, praticamente la 500 monta delle luci che poi tra l'altro puoi anche eventualmente anche disattivare, quindi non è che tu sei obbligato di legge a tenerle sempre accese, cioè le luci di posizione che sono costantemente accese e vengono chiamate luci diurne. Facendo io un lavoro come questo, dove sono via tutte le notti, con l'esperienza con la vecchia 600 mi ha portato a aver acquistato delle lampadine a LED, lampadine di posizione semplice, quelle piccoline da 5 watt a LED. Perché? Perché più o meno ogni 5-6 mesi mi trovavo costretto a doverle cambiare, le lampadine normali, perché hanno una durata sicuramente minore, oltre che una luminosità molto minore. E quindi nella mia 600 un po' alla volta l'ho sostituita dappertutto, l'ho sostituita di dietro, l'ho sostituita davanti mettendo lampadine a LED come lampadine di posizione, la targa e quant'altro, insomma l'ho sostituita un po' dappertutto. Sono passati 4 anni e quelle lampadine sono ancora lì. Dopo 4 anni di lavoro incessante, che si effettua tutte le maledette notti in giro, ore e ore e ore di lavoro, insomma le lampadine sono ancora perfettamente lì, funzionanti a fare il loro lavoro. A tal punto che ho comprato anche le lampadine normali direttamente a LED, ok? Aumentando chiaramente l'efficienza della luminosità, prendendo tra l'altro, no? Anche diciamo una visuale molto molto migliore. Ecco, così. Quando io ho scoperto che la 500 montava queste lampadine normali, la prima cosa che ho fatto sono andato a acquistare in internet delle lampadine a LED. Dico, almeno così sono a posto 3-4 anni, remore dell'esperienza appunto avuto con la macchina di prima. Ok, prendo, le tolgo, come le sostituisco, come le vado a muovere le lampadine di posizione normali che c'erano su, noto che entrambe erano diventate scure. Come tolgo la prima, boom, mette, prende, si fulmina. Nel frattempo io come l'ho toccata si fulmina, vado a mettere le lampadine a LED e mi accorgo che praticamente non funziona. Una cosa stranissima, l'ho provato anche privatamente sia con over che con roaming. In pratica che succedeva? Che tu le metti, funzionano, dopodiché spegni la macchina, la riaccendi, la centralina non riconosce queste lampadine, probabilmente per un fatto di tensione, di corrente, esattamente il motivo non lo so con precisione, e non le faceva funzionare. Ho provato due tipi di lampade diverse a LED, quindi spendendo anche dei soldi, risultato niente, non c'è niente da fare. Nel momento in cui tu prendi, spegnivi la macchina, andavi ad accendere, le lampadine non le riconosceva. Nel frattempo però, intelligentemente, io vi ricordo che qua è tutto chiuso, e lampadine un po' particolari come queste qua, che sono quelle lampade di posizione ma più grandi, sono le V21 per intenderci, non le trovi dentro i distributori, non le vendono, li vendono soltanto i centri specializzati, no? Come la TU o posti simili. Nemmeno nei grandi centri commerciali trovi lampadine di questo tipo, perché sono molto moderne. E quindi io nel frattempo ho pensato, dico, intanto mi compro delle lampadine normali. Prendo allora, sostituisco una di queste lampadine che si era fulminata, andando a mettere una lampadina appunto normale. Nel tentativo di fare questa operazione, purtroppo succede che una lampadina mi si finisce dentro il faro. Quindi stupidamente, ancora una volta, quando faccio le cose per la prima volta ci faccio poca attenzione. Questo è un grande difetto che ho. Ovvero devo prima fare la cazzata, fare l'errore, per poi capire come devo lavorare.
È una cosa che faccio una grande fatica a risolvere questo problema. In pratica, nel tentativo di mettere la lampadina normale, mi casca dentro il faro. Di conseguenza ho dovuto rimontare una delle due lampadine, diciamo, originali scure, diventata tutta scura, che c'era prima. Quindi vado a metterle su, una sostituisco le lampadine funzionanti, per carità, quindi una di quelle scure di quando ho comprato la macchina che c'era prima e una di quelle nuove. Risultato? Nel giro di pochi giorni, di poco tempo, la macchina comincia a tirare fuori un sacco di piccoli difetti, a tal punto che ho pensato evidentemente la macchina soffre freddo, magari a temperature di meno 15, meno 18, come ha fatto questo fine settimana mentre io lavoravo, e dico forse è questo. Che succede? Succede che le luci dietro della targa non funzionano, e mi ha fermato anche la polizia un paio di volte a dirmelo, perché le luci della targa sono importanti, perché altrimenti non si legge la targa, per cui la polizia ti vede, ti ferma e ti dice guarda che le luci non vanno. Tu gli dici guarda, ho comprato la macchina adesso, devo capire cosa c'è che non va, lo sostituite, però non va, perché nel frattempo chiaramente quelle lampadine a distributori si trovano, quindi lo cambiate. E ho sostituito, niente da fare, non funzionava. Gli spruzzatori per pulire il vetro non andavano, spruzzava l'acqua al parabrezza, anche il grosso difetto, quando ci sono temperature così fredde che c'è la neve e c'è il sale, quindi mi si sporcava tutto il vetro, altro grosso problema. La chiusura del portellone dietro, del cofano della macchina, praticamente grosso problema per me a fine settimana, perché chiaramente c'ho molto pane da consegnare, no? Molto carico, molto lavoro, e non mi si apre il portellone più dietro, a tal punto che dovevo andare dalla parte interna e andare a spingere col dito, praticamente sforzare la chiusura per aprirlo. Insomma, una serie di piccoli difetti che dico non riesco a risolvere. Poi in quei periodi lavorare di fuori a temperature come meno 7, meno 8 gradi di giorno, dove ti si congelano le dita, dove per terra c'è la neve e tutto quanto, quasi quasi ci rinunci, dici vabbè, tanto l'importante è che la macchina cammina, nel momento in cui il tempo migliora ci guarderò. Nel frattempo vado a comprare delle lampadine originali, soltanto che visto che ci sono, io adoro il colore blu, anche per farle simili alle lampadine a LED che nel frattempo ho messo su, come diciamo luci annabagliante, ho messo delle belle lampadine a cassetta a LED fatte ben bene, per fare diciamo il colore simile, perché ripeto adoro il colore blu, ho comprato le lampadine originali, quindi alogene, quindi normalissime, però che hanno l'ampolla di colore blu, che non serve a niente, più una sorta di sburonata, dai, come si dice, no? Una buffonata, ecco, per intendersi. Costano 1-2 euro in più, però alla fine sono più belline, ecco, per così dire. Bene, intanto prendo appuntamento dal meccanico domani, che dico, chiamo il meccanico, riguarda la macchina, l'ho comprata adesso, però c'è qualche piccolo difettuccio e non riesco a risolverlo. Visto che ci sono, ti porto la macchina, mi dai un'occhiata a tutti questi problemi, un grande meccanico di fiducia mio, amico mio, e gli dico intanto ordino la cinghia di distribuzione, così visto che la macchina ha 98.000 km, normalmente la prima volta la cinghia si cambia a 120.000, dico visto che ci sono, la cambiamo così non ci penso più. Ok, ieri arrivano finalmente queste lampadine normali, le vado a mettere su e come per magia funziona tutto. All'improvviso funziona tutto. Gli spruzzatori funzionano, le luci della targa funzionano. Tutto, praticamente non c'è più un singolo problema. Addirittura la domenica, diciamo, la notte che andava, diciamo domenica mattina presto, temperatura di fuori meno 16, in una curva mi si accende la luce del servosterzo, mi si spegne il servosterzo rendendo il volante molto molto duro. Guarda quante piccole problemucce. Adesso all'improvviso, come una magia incredibile, funziona tutto. Adesso ditemi come mai. Probabilmente una di queste due lampadine di posizione, che era diventata tutta scura, anche se funzionava, che si accendeva, ma magari essendo tutta scura non dava magari dei valori di amperaggio, di corrente nel modo corretto, il software te lo registra come un errore e all'improvviso fa in modo che la macchina non ti funziona più niente.
cioè ti tira fuori piccoli problemi. Ma io dico, ma sti cazzo di ingegneri, no? Ma quando fanno certe cose, rendendo le macchine in una maniera così, così tanto precise e quant'altro, ma hanno mai guidato? Hanno mai guidato alle volte in situazioni un po' particolari? Cioè, per una lampadina che costa 2-3 euro, praticamente te ti puoi ritrovare con una serie di guasti, ma una serie di problemi. Cioè, pone il caso che tu sei appunto in autostrada con temperature così, mentre nevica, hai bisogno obbligatoriamente degli spruzzatori, perché sennò non si vede. Io ho passato delle mattinate dove dovevo fermarmi, uscire di fuori e buttare l'acqua sul vetro per pulirmi il vetro, perché non si vedeva più niente dovuto al sale. Ma sti cazzo di ingegneri, ma non ci pensano a ste cose? Ma tu blocchi una macchina con tutta una serie di funzionalità elettroniche comandate da un'unica centralina, che solo perché ha un piccolo sbalzo di corrente o ti registra un difetto banale come può essere una lampadina di posizione, e ti crea una serie di problemi che possono diventare paradossalmente anche una cosa di sicurezza. Ma io veramente rimango scioccato, ragazzi, rimango scioccato, non tanto per i disagi, ripeto, che in questi giorni ho dovuto affrontare, ma soprattutto anche per un fatto di sicurezza. Mentre stavo affrontando una curva, all'improvviso mi si spegne il servosterzo. La macchina chiaramente è sterza, gira, questo è chiaro, ma il volante diventa estremamente duro. E ti capita così all'improvviso, mentre stai facendo la curva, non sei neanche pronto in quel momento, no? Se sei una persona un po', non so, assonnata, poco attenta, o magari, ecco, mi vengono in mente, magari molte ragazze che, non so, hanno le braccine magari piccole e quindi non hanno quella forza necessaria per girare un volante senza servosterzo oggi come oggi. Ma io non lo so, oltre poi chiaramente il fatto che avrei potuto benissimo in questi giorni prendermi la multa salata perché le luci della targa non andavano. Ma io, guarda, veramente, ragazzi, siamo arrivati purtroppo oggi, siamo arrivati all'eccesso. Se le macchine forse di una volta avevano, montavano una scarsa particolarità dei dettagli di sicurezza, magari di come elettronica. Io guardo la differenza che c'è tra la mia 600 del 2001 a questa 500 qua che è del 2009, quindi non è che si sta parlando di un arco di tempo, dici, cavolo, 20 anni, ci mancherebbe altro, no? Ecco, la mia 600 è un modello particolare, un modello speciale, cioè, per così dire, la mia 600 è il modello più avanzato che c'era all'epoca, montando su della tecnologia che per l'epoca erano, diciamo, degli optional. Tant'è vero che io, quando nel 2012 comprai la macchina, quando nacque mio figlio Junior, dovetti comprare la seconda macchina, trovai in internet questa macchina con tutti questi optional speciali, andai a acquistare subito, perché la macchinina così, che all'epoca aveva il climatizzatore, il servosterzo, controllo di trazione, cambio sincronizzato, ABS, era, diciamo, roba che per una 600 praticamente era un'astronave, insomma, capite, no? Dico, cavoli, che bella macchina. Infatti la macchina ha duro, però non c'è quell'esasperazione. Non so, il portellone di dietro puoi aprirlo con la chiave normalmente, o c'ha un'apertura all'interno della macchina, una leva vicino al sedile, in basso a sinistra, che tu puoi aprire in ogni momento. Non ha una chiusura centralizzata elettronica. Se ti si fulmina una lampadina, la macchina continua a funzionare regolarmente. Io veramente, ragazzi, rimango veramente, veramente scioccato. Che poi non è che si stava parlando di una lampadina che non funzionava più, dici, cavolo, la lampadina non funziona, ti manda in tilt completamente il software. No, la lampadina funzionava pure. Tant'è vero che ho pensato a guasti differenti, erano dovuti a qualcos'altro. Ecco, mi sono armato dopo averci lavorato un po', aver guardato i fusibili, aver guardato i relè se funzionavano, quindi pensate un po', meno 7, ti trovi di fuori, con le dita che ti si congelano, tiri fuori fusibile per fusibile, guardi se è fulminato, poi lo rimetti, prendi il relè, vai a guardare con il tester se magari le tensioni sono corrette, se forse si fosse rotto un test,
tutto perché cosa? Perché è una lampadina originale di cui avevo, che l'avevo comprata, la macchina praticamente ti sta per fulminare e ti dà dei valori diversi. Ragazzi, cosa, cioè, cosa devi dire davanti a una cosa del genere? E poi teniamo presente che volevo montare tutto, perché volevo montare delle lampadine a LED normali che vendono tutti, che oggi praticamente montano tutti, lampadine di posizione, per cui non è che siano chissà quali lampadine importantissime, e la macchina non le legge, non funzionano. Io sono senza parole, ragazzi. Poi tra l'altro, anche un problema che abbiamo già detto da spesso, no? Oggi per esempio i meccanici non si chiamano più meccanici, ma si chiamano meccatronici, non a caso. Tant'è vero che non sono nemmeno più capaci a fare i meccanici, cioè non ragionano più eventualmente su una macchina, su quello che ci può essere, si limitano a mettere la spina dentro il computer, guardare la centralina gli segnala tutto quello che è stato fatto, gli eventuali errori e quant'altro. Probabilmente magari in questi giorni la centralina avrà anche registrato tutta questa serie di errori che sicuramente sarà da cancellare, perché sennò magari quando vai a fare la revisione ti risulta che è uscito fuori un anno fa un errore simile, la lampadina non funzionava, e magari c'è caso che nemmeno ti fanno passare la revisione per una cosa del genere, e loro si trovano in base a fare quello che gli dice la diagnostica senza star lì a pensarci su. Ma io, e chiaramente il lavoro del meccanico, come poteva essere quello di una volta, non esiste più. Io veramente, guardate ragazzi, cioè rimango veramente spiazzato davanti a queste cose. Mi vengono in mente come i computer, no? Come oggi vai a comprarti un computer e dentro c'è il sistema operativo Windows 10, con il quale tu non puoi formattare il computer, non puoi metterci in altro sistema operativo, non puoi fare nulla. Se disgraziatamente il computer c'ha dei problemi e magari il sistema operativo si rompe o qualche problema, tu non puoi fare nulla, devi mandare indietro il computer alla ditta della Microsoft. Ma porca di quella miseria, ma il computer, ma è mio o è vostro? Scusate, io ho comprato un computer, è mio, è di mia proprietà, non è più tuo, ci faccio quello che voglio col mio computer. Non è che io devo chiedere il permesso. Se voglio comprare un computer e dentro insieme a Windows, o addirittura non voglio avere Windows, dentro ci voglio mettere un sistema operativo diverso come Linux, no? L'ultima versione di Ubuntu, che è eccezionale, che è gratuita, che potete prenderla in internet tranquillamente, scaricarvi il sistema e installarvelo come volete, lo potete fare in internet, potete farlo tramite masterizzato un disco, lo fate così proprio senza nessun problema. Non puoi farlo perché non puoi mettere un sistema differente, diverso da quello che la Microsoft ti ha detto di mettere. Ecco, questo modo di fare oggi degli ingegneri è una cosa insopportabile. Ci sono ad esempio alcuni telefonini, alcune nuove versioni di Android, mi è capitato di trovarne una dove, quando c'è scritto backup e ripristino ad esempio, questa funzione ti dice ripristina i valori fabbrica. Quindi cosa vuol dire? Che tu clicchi di sopra, cancelli completamente tutto quello che è stato fatto in precedenza, anche aggiornamenti del sistema e quant'altro, applicazione e tutto quanto, e praticamente tu così ti ritrovi un telefonino come quando l'hai comprato. Ecco, questa bella funzione che c'era una volta, alcuni telefonini l'hanno tolta, non ce l'hanno più. Che vuol dire? Vuol dire che se tu esageri magari e succede qualche cosa, o magari non sei capace, non hai tempo e dici sai che c'è, faccio una bella formattazione del telefonino così, o del tablet, insomma, lo rimetto di nuovo a quando l'ho comprato, non puoi più farla. Cosa devi fare? Cambiare il telefonino, è molto semplice. Ecco ragazzi, queste cose sono inaccettabili e sono assolutamente da dire. Ecco, sarebbe da prendere questa mia esperienza personale. Che poi parliamo, pensate, 2009, cioè parliamo di una macchina in realtà che ha 12 anni, non è che dici cavolo, è una macchina adesso moderna nel 2021, figurati, no, parliamo di una macchina che ha 12 anni, quindi non è che si tratta di, che ne so, di futuristica, ecco. Sarebbe da parlare con questo ingegnere e dirgli, ma te, ma quando hai pensato di fare una bravata del genere? Ma ci hai pensato?
mai pensato di fare, di preparare una macchina che a un certo momento un guasto, una piccola cosa come quella non ti può portare ad avere altri guasti intorno. Io non lo so, boh, la mia 600 prendo, oh c'è un problema, scendo dalla macchina, guardo, ops, c'è la luce di dietro dello stop che non funziona, devo cambiare la luce, ok, prendela, cambio, però intanto la macchina cammina, vado a casa e me la cambio con calma. C'è una lampadina di posizione che non andava, prendevo, la cambiata, tant'è vero che ho fatto quello che volevo, ci ho messo le lampadine che volevo, certo quelle di legge, chiaramente di legge, che sono consentite, tu prendi, metti quelle, le cambi e buon altro secchio. Io veramente non lo so, guarda, cioè guardate, immaginatevi voi, siete in autostrada, fate facendo un viaggio lungo, non siete capaci su niente, non, delle macchine non sapete nulla, non avete un minimo di esperienza, all'improvviso vi si fulmina una lampadina di posizione, il sistema ti dice, scritto davanti nel display, bella, caratteri cubicali, no? Controllo luci di posizione, va bene, e poi dopo un po', quindi magari ecco, fa meno 15, sta nevicando, e tu, dopo un po' ti butta fuori una serie di guasti importanti che magari cominciano a diventare un problema per la sicurezza. Non ti va più il servosterzo, gli spruzzatori per pulire i vetri dal sale dove si sporcano i vetri non si vede nulla, non funzionano, le luci della targa non vanno, per cui ti ferma la polizia e magari ti fa anche la multa salata. Ma io non lo so, ma dove siamo arrivati, ma veramente. Veramente c'è da vergognarsi, ragazzi, eh? Intanto sto facendo, avete sentito questo rumore? Ecco qua, per esempio, ecco l'ABS ha fatto il suo lavoro. Sto facendo un tratto di strada particolare dove in montagna, dove non batte praticamente mai il sole, si sta sciogliendo la temperatura, cioè la temperatura è alta, ci sono 6 gradi qua. Questo tratto si sta sciogliendo la neve, per cui ha fatto una zona di ghiaccio in leggera discesa, chiaramente come toccate il freno la macchina boom, ed è cominciata a slittare. Ecco, l'ABS è andata a funzionare questi giorni, io sinceramente non ho guardato se funzionava l'ABS, non vorrei che magari anche l'ABS per colpa di una lampadina di posizione magari non funzionava più. Ai 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 ragazzi, com'è difficile. Io volevo parlare di altre cose, poi però purtroppo mi sono dilungato parlando di questo problema mio, ma sinceramente penso che sia anche importante, tra virgolette, denunciare queste cose e far presente, ecco, chi magari oggi ha una macchina moderna, che se all'improvviso ti escono fuori una serie di guasti, magari il difetto può essere una sciocchezza come una lampadina, semplicemente, invece di andare a pensare chissà che, portare la macchina dal meccanico, il quale non sa che cos'è, mette dentro la diagnostica magari gli va a raccontare che c'è, che ne so, un relè è rotto, e tu prendi e cambi il relè, 150 euro e via, quando invece magari la lampadina da 2 euro, perché ragazzi, l'ho ordinata in internet, ho pagato 6 euro le lampadine, 6 euro, spedizione gratuita, quindi io con 6 euro ho risolto una serie di problemi. Solo per dire. Va bene, dai, andiamocene in pausa, che poi dopo andiamo sul calcio. Voglio fare un piccolo commento sulle partite di ieri, soprattutto di come si è ridotto il Barcellona, perché purtroppo, ragazzi, quel bel Barcellona di una volta, l'abbiamo visto, non esiste più. Veramente è da vergognarsi come è ridotto il Barcellona negli ultimi 2 anni, a cominciare chiaramente dall'8-0 dello scorso anno. E poi chiaramente cominciamo a parlare un po' anche della partita della Juve che deve affrontare questa sera. Vorrei fare una piccola analisi, di come così di come gioca il Porto, di come sicuramente la Juventus dovrà affrontare questa partita, che è una partita delicata, attenzione, delicata. Dunque, ho buttato su 3 canzoni nuove, ragazzi, quindi adesso ce ne andiamo ad ascoltare la prima. Così sentiamo un po' come sono, A più tardi, rimanete lì, mi raccomando, non andate via, I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before.
it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. Bottom to the top, we're sparking wildfires, never quit and never stop, the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wildfires, never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. I'm not afraid to die.
Ah, rientriamo, scusate ragazzi, scusate, me ne sono accorto dopo. Purtroppo sto problemino del ditino diventa sempre più grave, sinceramente. Pensi di aver cliccato giusto, magari sul titolo della canzone, e invece ti rendi conto che non è partito, per cui praticamente si è registrato il vuoto, il silenzio. In una radio il silenzio è inaccettabile. Scusate ragazzi, quando si guida non è semplice. E poi vi devo dirvi che sto problema qua della macchina mi ha talmente tanto innervosito ieri sera che è proprio il concetto che mi dà fastidio, ragazzi. È il concetto di dire che uno compra una cosa, di quella cosa deve farci l'uso che vuole, perché quella cosa è sua. Io la compro, pago, ok? Quella cosa è mia e come tale io ci faccio l'uso che voglio. Non esiste che io compro una cosa, non è mia, è della ditta dove l'ho comprata, perché lei ha deciso come io devo usarla. No, allora tu così me la dai a noleggio, allora me lo dai a noleggio, allora è diverso. Cioè tu me lo dai gratis a noleggio e dici guarda, tu lo usi gratuitamente, mi fai pubblicità perché stai usando una cosa mia, allora sì, lo accetto, altrimenti è inaccettabile, ragazzi. Queste sono cose da dire. Comunque, andiamo un po' ai discorsi di come è iniziata questa Champions League. È chiaro che il quesito che abbiamo fatto ieri, logicamente non ho potuto vederlo ieri, no? Contro due partite, diciamo, straniere, con squadre straniere. Io non so quanti di voi si ricordavano che cos'era il Barcellona di una volta. Non dico andando indietro nel tempo ad andare a guardare ai tempi di Guardiola, ecco, o addirittura ai tempi di Cruyff, quando con lo stesso Koeman, ahimè, con quella storica punizione, vinceva nei supplementari la finale contro la Sampdoria. Ci ricordiamo tutti il pianto di Roberto Mancini, no? In quella partita, per vi dirò la verità ragazzi, ero talmente triste che ero ragazzo, ero ragazzo nel 90, io avevo 14 anni, quindi figuriamoci, la tristezza era immensa per quello che accade, insomma, tant'è vero che ho quasi pianto, perché ero tanto dispiaciuto per quella Sampdoria, che l'anno prima aveva vinto la Coppa delle Coppe in finale con l'Anderlecht e si strameritava quell'anno di vincere la Champions League. La perse proprio con Koeman in finale. Ecco, non sto parlando di quel Barcellona e di andare tanti anni addietro, ma basta già arrivare a 6 anni fa, quando il Barcellona del nostro Luigino, di Luis Enrique, praticamente strapassava la Juventus in finale. Una finale strana, molto strana, però quando vinceva tutto quel Barcellona, ecco. Sinceramente non è che stiamo parlando di un'epoca fa, è vero che 5 anni a livello calcistico è un arco di tempo molto lungo, ma insomma 2 anni fa il Barcellona ha vinto il campionato, cioè vedere un Barcellona oggi ridotto così, non lo so io la partita se voi l'avete vista, ma la partita di ieri io non lo c'è. Allora, da un punto di vista strategico, da un punto di vista tattico e tutto, non si è visto nulla. Si è vista una squadra praticamente estremamente improvvisata. I giocatori andavano in campo senza sapere che dovevano fare. Si guardavano in faccia l'un con l'altro e si dicevano: che famo? Quando passo la palla? Che devo fare? Boh! Non c'era movimento senza palla, non c'era una strategia, non c'era un piano preparato in niente, non c'era il vuoto totale, cioè il regno dell'improvvisazione. Qua chiaramente colpevolizzi l'allenatore, questo mi sembra chiaro, cioè ti viene da dire: ma l'allenatore ma fa il suo dovere? O magari quando ci sono gli allenamenti durante la settimana cosa fanno i giocatori? Si guardano in faccia e giocano a 3-7, non so, fanno una briscolina, una scopetta, perché non si capisce proprio niente, neanche un briciolo di una combinazione, capito? Che qualcosa che ti faccia dire: ok, questo qui l'hanno fatto in allenamento, l'hanno preparato in settimana, hanno capito. E poi dal punto di vista difensivo, qui hanno capito come dover fermare Mbappé, come dover bloccare la fonte di gioco del Paris Saint Germain, che chiaramente Verratti, che ieri ha fatto una bellissima partita, quindi va benissimo un chiavo nazionale
la nazionale nostra italiana. Ieri ho visto tutto Renzi, ragazzi, che da romanista mi fa venire il nervoso, sinceramente, vi dico la verità, mi fa venire veramente il nervoso vedere Florenzi che gioca al Champions League, al Paris Saint Germain, e la Roma deve giocare Karsdorp. Tutto perché? Perché abbiamo un allenatore portoghese permalosissimo, che se uno si mette a discutere, bom, prende e ti butta fuori. Comunque, tornando al Barcellona, questo, poi chiaramente hai visto il regno del menefreghismo, cioè stai perdendo in casa contro il Paris Saint Germain, cosa che 2 o 3 anni fa, anche con l'aiuto dell'arbitro, è vero, una grande partita di Neymar, che non è più, è vero, però cioè, sei riuscito a fare una rimonta storica contro quella squadra, vedere così, menefreghismo totale, o stiamo perdendo, ma chi se ne frega? Ma sì, ma lasciamo stare. Come si dice a Roma, no? Ma sì, ma sti cazzi. Che me le fotta a me? Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Io non... Cioè, sei il Barcellona, sei io. Il Camp no, cioè. È chiaro che l'assenza di pubblico vuol dire molto, perché con il pubblico i giocatori non avrebbero sicuramente potuto comportarsi così. Questo sicuramente, perché avrebbero cominciato a fischiarli. Quando hai 100.000 persone come contiene il Camp Nou e ti insulta e ti fischia, chiaramente nella reazione almeno di orgoglio, di orgoglio da uomo ce l'hai logicamente, no? Non ti puoi comportare in questo modo, non puoi scendere in campo così proprio senza palle, giocando effettivamente senza palle. Questo io lo posso capire, però ragazzi, ne vale anche la professionalità, cioè niente, proprio il Barcellona è il totale sbando, che più sbando non c'è, e questo ridimensiona un pochino anche la vittoria che la Juventus ha fatto al Camp Nou nella fase a gironi, no? Che magari abbiamo pensato di avere davanti la grande Juve. Per quanto riguarda invece l'altra partita, che io vi dico la verità, mi sono informato poco, non ho capito perché Leipzig praticamente è andata a giocare in Ungheria, ha giocato a Budapest questa partita e non l'ha giocata in casa, non ho capito il motivo, non so se è zona rossa, se non ha voluto il Liverpool, non so sinceramente perché sono andati a giocare in Ungheria. Fatto sta che è una cosa che così mi ha incuriosito molto, però in quel caso lì chiaramente è tutto frutto dell'inesperienza. Cioè, te ti trovi davanti ad Alisson, davanti al portiere, 2 volte e sbagli 2 gol. 2 gol li sbagli. È vero che Alisson praticamente è uno dei portieri, dei 3 portieri migliori al mondo. Adesso lasciamo stare gli errori che ha fatto ultimamente in fase di costruzione di gioco. Ma soprattutto quando aveva la... Cioè, tra i pali è un portiere straordinario, insomma, sappiamo benissimo chi è Alisson. Cioè, la Roma, se avesse mantenuto Alisson nel Salah, avrebbe vinto la Champions League. Grazie a questi 2 giocatori sono andati al Liverpool, infatti la Champions League la vince il Liverpool. Non è un caso che l'anno prima solo con Salah è arrivata in finale e l'anno dopo con Alisson l'ha vinta la Champions, vincendo pure il campionato lo scorso anno, no? Ecco, quindi a parte che per me avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro, sinceramente, quell'anno lì, perché quando un portiere vince la Champions League alla miglior, perde il campionato per 1 punto, alla miglior difesa d'Europa, di tutta Europa, vince la Coppa America senza incassare un gol in tutta la competizione, io non so cosa deve fare più un portiere per vincere un pallone d'oro. Voglio dire, allora diciamolo prima, il pallone d'oro è dedicato agli attaccanti e al massimo ai centrocampisti, ma difensori e portiere te lo puoi scordare, tant'è vero che non si vince un campionato, un pallone d'oro, un difensore dal 2006. Tra l'altro poi lo diedero a Cannavaro, è vero che fu straordinario in quel campionato del mondo, questo è vero, ma glielo diedero perché l'Italia vinse il mondiale e Cannavaro era il capitano, perché poi alla fine lo sappiamo tutti, insomma, durante l'anno, cioè, ragazzi, ci sono stati degli anni come nel 2001 quando Oliver Kahn vinse la Champions League e il campionato avendoci praticamente la miglior difesa d'Europa e vinse, portò a vincere il Bayern Monaco la finale della Champions League
contro il Valencia, praticamente la vinse da solo Oliver Kahn, non gli facevi gol praticamente, ecco. Quell'anno Oliver doveva assolutamente vincere il pallone d'oro e non gli è stato dato. Nel 2006 quello che fece Buffon in tutta la stagione e non gli è stato dato perché era un portiere, ma anche nello stesso 2015 quando poi chiaramente nella finale perse la finale contro il Barcellona, però durante la stagione Buffon fece una stagione straordinaria, ma lo stesso il pallone d'oro non gli viene dato perché è un portiere. Cioè, allora ragazzi, diciamo la prima, insomma, come stanno le cose. Comunque, ritornando a noi, insomma, ieri si è capito, ecco, sbagli due gol davanti alla porta e poi due errori difensivi madornali dovuti a frutto di inesperienza, di presunzione, soprattutto di superficialità. Prendi due gol, soprattutto il secondo, ma anche il primo, ragazzi, insomma, due errori così, ti butti fuori. Io sinceramente, se fossi il presidente dell'Ipsia, direi, oh, per me questi due, sai che fai, com'è che mi diceva quel film lì, allora questi due me li cacci subito, ecco, io. Due così che mi fanno perdere una partita contro Liverpool, in quel modo lì, no, fuori dalle palle, li licenzierei immediatamente, perché fare due sbagli così in difesa sono inaccettabili. Poi soprattutto, poi come sempre, si prendono questi gol in contropiede. Ecco proprio quello che a me mi incuriosisce questi giorni di Champions League. Voglio vedere se l'aver ritrovato un po' di gioco difensivo da parte delle nostre squadre nel nostro campionato sia riproponibile in Europa. Ecco perché... cioè, da cosa dipende questa compattezza difensiva che si è trovata negli ultimi giorni? È una cosa che, ragazzi, è un quesito che ho. È più frutto, non so, ecco, dalla capacità di difendersi o dall'incapacità degli avversari di attaccare. Ecco, questo in Europa adesso l'avremo sicuramente. Sicuramente modo di capirlo, anche perché questa sera la Juventus c'ha una partita molto impegnativa, ragazzi, inutile. Cioè, la Roma, cos'è, due anni fa perse col Porto, proprio perse una partita stradominata e poi alla fine un rigore praticamente la bloccò, un rigore anche molto, no, un rigore c'era chiaramente rigore quella volta di Florenzi, però poi dopo c'era anche un rigore per la Roma a fine partita, non è stato fischiato, ecco, all'epoca se fosse stato il VAR sicuramente, però vedete il Porto, no? È una squadra difficile da affrontare, è una squadra molto, molto tattica, un allenatore molto molto preciso come Conceição, una squadra che sa chiudersi, che sa compattarsi, che non prende gol e che sa giocare proprio in contropiede. Cioè, paradossalmente, come dire, ha detto Pirlo in conferenza stampa, che mi trovo d'accordo, dice la partita sarà questa, sarà la Juve che cercherà di fare la partita, che cercherà di far gol e contemporaneamente il Porto che sarà chiuso compatto dietro e cercherà di ripartire, insomma, ripartendo cercando di far male all'avversario. E questa qua, diciamo che logicamente è il quesito più grande. La Juve deve fare molta attenzione, ragazzi, stasera, inutile dirlo, è importante far gol perché fuori casa il gol vale di più, ma soprattutto non devi subirlo, non devi assolutamente subirlo. Quindi che fai di giocare? Riproponi Chiellini e De Ligt, che normalmente dovrebbero essere la coppia più forte? Io non sarei tanto d'accordo, ecco, in questo caso qua. In questo caso qui io riproporrei Bonucci e De Ligt. De Ligt deve assolutamente giocare perché è difensore assolutamente più forte. Poi in Europa, ragazzi, i ritmi sono completamente diversi da quelli che ci sono nel campionato. Chiellini a 36 anni rischia di pagare, a meno che non giochi a 3. Ecco, se decidi di giocare a 3, allora è diverso, li puoi giocare tutti e tre, metti Chiellini al centro. Scusate, Chiellini assolutamente al centro, fa giocare Bonucci a destra e De Ligt a sinistra, o magari viceversa. Ecco, allora chiaramente in questo modo cambi sicuramente qualche cosa, mischi un po' le carte in tavola. Però proporre una difesa inedita, così, che non l'ha mai provata fino ad oggi, paradossalmente nella partita più importante, è un rischio, può essere assolutamente un rischio.
centrocampo della Juve, lo sappiamo, è il centrocampo, c'è la fase di campo, la parte del campo della Juve dove è assolutamente più in difficoltà, dove praticamente non c'è più centrocampo la Juve, ragazzi, è inutile far finta di no, è inutile dire che non è vero, ma purtroppo è la verità, è assolutamente la verità. La Juve dovrà assolutamente con il tempo ritrovare un centrocampo come si deve. E poi in avanti, visto che Dybala non c'è, devi proporre il solito, però io proporrei un bel tridente davanti. Cercherei di... chiaramente devono fare anche la fase difensiva, assolutamente. Però io proporrei proprio il tridente davanti. Non credo che Pirlo lo faccia. Non penso proprio. Però io li metterei tutti e tre, cioè vale a dire Kulusevski, Ronaldo e Chiesa. Ronaldo centrale e i due laterali, chiaramente con la licenza Ronaldo di potersi muovere liberamente come vuol fare. Però la Juve deve stare molto molto attenta. Ecco qua per esempio mi domando se a questo magari la grande esperienza di Pirlo anche come giocatore, come giocatore della Champions League, cioè, ne ha vinte due e ha fatto ha vinto due Champions League e due finali ha raggiunto, e due finali perse. Perché nel 2003 la vinse con il Milan in quella storica finale di Manchester con la Juventus, finale tutta italiana, no? Nel 2005 perse quella incredibile finale contro il Liverpool dove il Milan vinceva 3-0 alla fine del primo tempo, poi tre pari e poi perse i calci di rigore nel 2005 con Liverpool. Nel 2007 di nuovo con Liverpool in finale, poi la vinse dove fece gol anche lui su punizione praticamente, ricordate, no? Dove rimbalzò sul braccio, sul corpo di Inzaghi, la palla entrò in porta nel 2007, e nel 2015 se non vado errato è in finale con la Juventus, pensavo col Barcellona, perché poi nel 2017 contro Real Madrid Pirlo non c'era in campo, se non vado errato. Sto andando a memoria, ragazzi, mi sembra. Comunque anche qua insomma la grande esperienza da giocatore, voglio vedere se da allenatore può dare quel qualcosa in più ai suoi giocatori, perché poi giustamente come ha detto ieri dice ti rendi conto che è una cosa completamente differente, cioè proprio la Champions è un torneo completamente diverso, lì sono partite secche, non puoi sbagliare, Juve dello scorso anno sbagliò la partita di andata contro Lione, poi la partita di ritorno dopo rimediare è un casino. Insomma, bisogna vedere, bisogna stare attenti, ecco, mi incuriosisce molto. Vedremo adesso cosa deciderà di fare Andrea e come deciderà di giocare la Juve. Ecco, speriamo che almeno questa Juve, magari che in campionato arranca in questo modo, che fa una gran fatica, ormai si è capito che il campionato non si vincerà, quest'anno la Juve non riuscirà a fare il nono campionato consecutivo. Fatto una striscia storica di 8 campionati consecutivi che probabilmente non ci riuscirà mai più nessuno nella storia a fare una cosa simile, e, però almeno magari in Champions può darsi che riesca a trovare quel qualcosa in più, anche se ragazzi con quel centrocampo diventa difficile. Voi ricordatevi una cosa, è meglio avere un centrocampo molto forte, molto molto compatto, di qualità e di fisicità, che non avere un attacco stellare e un centrocampo scarso. La fase è al centrocampo, la fase più importante del gioco di una squadra, è lì dove si decide la maggior parte delle partite. Ragazzi basta, oggi non c'è l'intervento di Over, non c'è l'intervento di Robby, io vi saluto, vi do un abbraccio, vi auguro una buona partita questa sera. Come sempre un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio ai miei ascoltatrici, fate i bravi, mi raccomando, buona giornata, noi ci sentiamo domani come sempre e analizzeremo sicuramente la partita della Juve e vedremo come andrà. Ecco, da italiano chiaramente faccio il tifo per la Juve, una cosa che una volta dissi nella radio, a S Roma Radio, praticamente fui coperto di insulti perché dissi una cosa del genere. Però io sinceramente da italiano tifo tutte le squadre italiane all'estero, in Europa,
perché vedete, per i tedeschi non sono juventini, milanisti, interisti, no, per i tedeschi sono di Italiena, ecco, e quindi come tale per me è uguale chi gioca, ci faccio sempre il tipo per tutte le squadre italiane. Questo qua almeno è il mio modo di vedere il calcio, anche se, come dicevo giustamente, io faccio un tifo per il bel calcio, per il bel gioco. Ciao a tutti, buona giornata, a domani, mi raccomando, fate i bravi, fate sempre i bravi. Spun around a cycle I just can't wait.